Siamo d'accordo? No problem per me. Va bene. Sì, Antonio, assolutamente. D'accordo. Ok, va bene. Allora, niente, io direi che vabbè, possiamo anche cominciare. Allora, questa riunione, diciamo, è stata voluta perché in tutto il percorso relativo alla questione della legge regionale 23, nei giorni scorsi, come vi abbiamo fatto avere, come avete anche visto, è stato rilasciato da parte del governo, in questo caso da parte dell'Agenas, il documento che praticamente va, diciamo, a concludere tutta la questione relativa appunto alla valutazione della legge 23 della riforma del sistema sociosanitario lombardo. Una valutazione che era dovuta, come era dovuta anche per la legge regionale 31, che probabilmente si deve essere persa nei meandri del Ministero negli anni iniziali. Questa volta, soprattutto per chiaramente il faro che è stato puntato sulla Lombardia per quello che è accaduto con la pandemia, è ovvio che in questo caso hanno dovuto, diciamo, rendere più pubblico tutto il finale del percorso che invece prima si era spesso perso. Allora, ricordo che appunto questo documento finale è qualcosa di dovuto per il semplice fatto che la legge regionale 23 è una legge sperimentale, come la legge 31 del 97, la legge Formigoni, che ha dato poi il via a tutto il sistema sociosanitario, che è stato poi riportato avanti con la legge 23. Ricordo il fatto che, essendo legge sperimentale, di fatto questa si colloca nel famoso articolo 9 del decreto legislativo 502-92, per cui si può leggere in maniera chiara come una sperimentazione che va al di là di quelli che sono gli elementi cardine della legge di riforma 833, perciò li supera e li modifica a suo piacimento. Allora, il fatto stesso che i governi precedenti e anche il governo che ha accettato la legge 23 sotto questa visione, anche dal punto di vista, diciamo così, strettamente giuridico, già dava delle indicazioni, per cui già dava delle indicazioni che la legge 833 poteva essere comunque superata attraverso una sperimentazione. Questa sperimentazione, appunto, è arrivata alla fine, e il documento che è stato prodotto dall'Agenas, appunto questo documento di 73 pagine, dove praticamente si dice di tutto di più, nel senso che può essere letto chiaramente in varie, appunto può essere letto secondo varie modalità. Tant'è che da un lato si è sottolineato che all'interno di soprattutto una pagina specifica, la pagina 62, questo documento mette per punti gli elementi che devono essere rivisti, che dovrebbero essere rivisti dalla Regione Lombardia per, diciamo così, porre mano a questa riforma, per cui anche la parte organizzativa. Dall'altra parte, però, tutto il resto del documento, direi, ha prestato il fianco anche alla maggioranza che, come ha sottolineato bene il presidente
della Commissione Terza appunto ha sottolineato il fatto che Agenas non ha certo distrutto il sistema sociosanitario lombardo, ma anzi in diverse parti l'ha anche promosso, soprattutto in una delle parti, diciamo così, fondamentali, il cuore di tutta questa struttura che è stata portata avanti soprattutto negli ultimi anni, e cioè la parte relativa ai cronici, che effettivamente da questo documento esce in maniera, direi, molto positiva. Ci sono state chiaramente delle posizioni che noi vi abbiamo fatto avere anche all'interno della mailing list, a seconda appunto delle varie campane. Era importante a questo punto cercare di sentirci, riunirci e leggere chiaramente il documento e capire un attimino noi come ci poniamo, non tanto sul documento, io credo, perché poi la cosa fondamentale è a questo punto vedere come cercare di portare a casa almeno quei pochi, io dico, elementi positivi che possono essere tirati fuori da questo, appunto da questa posizione anche di Agenas. Appunto credo che in questa serata dobbiamo un attimino cercare di ragionare su come poter innanzitutto appunto sulle nostre posizioni relativamente a questo documento, ma anche che cosa noi abbiamo intenzione di fare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per sottolineare e evidenziare quelle che sono le nostre posizioni, la nostra idea, diciamo, di una vera riforma che, per quanto mi riguarda, questa è una mia posizione personale, passa dalla abrogazione totale della legge 23 e non certo da una modifica, cosa che chiaramente rimane nella mia testa, purtroppo, perché sappiamo benissimo qual è la realtà, però ho voluto dirlo in modo tale che mi espongo dal punto di vista generale. Io personalmente questo documento dell'Agenas lo boccio al 90%, appunto per vari elementi, soprattutto anche come è costruito, perché in vari punti, anche dal punto di vista scientifico, non fa nient'altro che riprendere quelli che sono i dati che sono forniti direttamente dalla Regione Lombardia. Allora, se c'è qualcuno che deve controllare o che deve giudicare qualcosa che è stato fatto, dovrebbe cercare certo di prendere in considerazione quei dati, ma probabilmente anche cercare, diciamo, una fonte terza, cosa che in questo caso non c'è stato, e anzi viene ribadito nella parte finale che soprattutto per quanto riguarda la questione dei cronici si prendono in considerazione direttamente i dati forniti dalla Regione Lombardia. Non viene minimamente contestato nulla, nonostante i dati non siano certo positivi, perché non fanno nient'altro che ribadire quello che noi abbiamo continuato a evidenziare in questi anni, in questi mesi, cioè della poca adesione, del fatto che comunque tutta questa struttura di fatto non è stata accettata. In realtà di questo assolutamente nulla traspare da questo documento. Per cui io non lo so, incomincerei a fermarmi qui, ho già, diciamo, messo un po' di elementi. Altre cose che vorrei dire, appunto, è soprattutto quando si parla di territorio relativamente ai POT, ai PREST, che vengono riportati in questo documento, ma in realtà i POT e i PREST, per chi vive in Lombardia sa benissimo, non esistono, non sono mai partiti, però all'interno di questo documento chi è al di fuori della Lombardia sembra che appunto ci siano anche queste strutture che in realtà non ci sono.
Per quanto riguarda, per esempio, un altro punto fondamentale che è la questione del territorio, per cui anche il fatto che i sindaci possano, diciamo così, essere diventare un altro dei punti di riferimento per una nuova rivisitazione di tutto il servizio sanitario lombardo, anche in questo caso se ne parla qua e là nel documento, ma in realtà non si dà nessun tipo di linea su come poter, diciamo così, fare in modo che i sindaci possano effettivamente prendere assumere uno dei ruoli. Appunto, so che in questi mesi ci sono state anche delle lettere che sono state scritte da 81 sindaci, ad esempio, della parte nord di Milano, che avevano già loro evidenziato alcuni aspetti anche interessanti. Ecco, io credo, ad esempio, che questo potrebbe essere uno degli elementi che magari si possono approfondire e cercare magari di far circolare di più in tutta la Lombardia. Perché una delle questioni maggiori che noi dobbiamo affrontare è appunto il fatto che se si vuole modificare qualcosa, dobbiamo modificarla anche abbastanza nuovamente dal basso, nel senso cercando di andare a sollevare quelli che sono i reali problemi del servizio sanitario lombardo, che possano andare anche a contrastare appunto questo ingresso così imponente da parte dei privati all'interno del sistema sanitario generale, che ovviamente questo documento minimamente prende in considerazione. Per cui niente, io mi fermerei qui. Vediamo appunto come strutturare questa serata, per cui chi vuole intervenire per incominciare a dire alcune cose relativamente al documento e magari anche a lanciare delle idee per i prossimi mesi, noi appunto durante la serata vediamo di rilanciare alcune cose di cui abbiamo parlato al nostro interno con l'Unione Democratica già ieri sera. Credo comunque che davvero bisogna letteralmente mettere in pratica un calendario di iniziative, se possibile, per sottolineare gli aspetti che noi riteniamo debbano essere fondamentali per quanto riguarda una riforma che sia effettivamente importante per fare in modo, insomma, che il sistema sanitario lombardo possa, diciamo così, riprendere alcuni degli aspetti iniziali che erano previsti anche dalla legge 833. Allora, do la parola, vedo in chat Marco Caldiroli che aggiunge altri elementi. Prego. Sì, volevo solo aggiungere un elemento sul discorso del documento, che non hai, ti è sfuggito comunque, che è quello in cui sostanzialmente il documento, diciamo così, promuove la Regione Lombardia per quanto concerne la gestione della pandemia, tirando fuori un dato in cui secondo l'Agenas la letalità in Regione Lombardia è stata più bassa rispetto ad altre regioni e alla media italiana, ancorché di fronte a un livello maggiore di diffusione della pandemia, che anche qui c'è un discorso di dati, non si capisce che dati vengono utilizzati, perché sappiamo benissimo che nei dati ufficiali mancano un bel po' di morti non tamponati e non ufficializzati come tali. Così come ovviamente sono tutta una serie di eventi come la mancata zona rossa nel Bergamasco, di cui magari c'è anche una parte di responsabilità da parte del governo, che hanno pesato in questo andamento pandemico, come pure anche nella seconda, il fatto, la famosa delibera dell'8 marzo, che viene tra l'altro citata
la relazione ha fatto diventare l'RSA dei focolai di diffusione della pandemia, ma come pure nella seconda ondata il discorso del tracciamento che è saltato praticamente subito, le USCA che sono ancora ben lontane da quelle che dovrebbero essere nella nostra regione e un rafforzamento estremamente ridotto della medicina territoriale, pur dichiarata a tutti i venti. Che diciamo anche della relazione della Genas, poi la ritrovate nella nota che vi ho messo in chat. Quello che vorrei invece soffermarmi un attimo è che al di là del discorso che fa la relazione, e quindi in qualche modo poi il governo chiama, diciamo così, la regione a modificare parti della legge regionale, ma concentrandosi soprattutto sul discorso delle competenze, delle funzioni tra ASST e ATS, che è uno dei fattori che ha fatto, come dire, sfalsare un po' tutta la gestione del servizio regionale, ma che a nostro avviso non è quella la parte fondamentale su cui intervenire. C'è però un aspetto che salta fuori così, quasi in passante nella relazione, nella parte delle proposte finali, che è quella appunto in qualche modo di un ritorno, chiamiamolo così, ai distretti. Da una parte lo spostamento sugli AST della parte prevenzionale che oggi è ancora rimasta l'ETS, sto parlando in particolare di dipartimenti di igiene e sanità pubblica, che sono alimenti, veterinaria, igiene pubblica, sicurezza sul lavoro. Quindi la parte certamente importante, in cui sono anche discorsi di malattie infettive, se per questo, che verrebbero spostate nelle ASST, quindi facendo diventare delle nuove, tra virgolette, USL, senza la S del sociale, anche se con un territorio diverso ovviamente rispetto a quello delle USL del tempo che fu, ma che ovviamente poi si inseriscono in un ambito che è storicamente trasformato rispetto a quello degli anni Ottanta e quindi totalmente da rivedere in ogni caso. Bene, lì ci viene buttata appunto questa questione dei distretti e quindi del ruolo non meglio specificato dei sindaci, come diceva prima Antonio, che potrebbe essere una leva per poter intervenire, pur ovviamente mantenendo una nostra posizione, che è quella dell'appello del 7 novembre, tanto per capirci, ben più radicale. Probabilmente anche questo accenno al discorso della medicina territoriale tramite questo ruolo rispuntamento, diciamo così, dei distretti è probabilmente anche un po' merito del coro nostro, come di altre realtà sociali, sul rilancio della medicina territoriale come l'andamento. Questi aspetti abbiamo discusso e abbiamo buttato lì alcune possibili percorsi, li vedete nel file e poi adesso li riassumo brevemente, su cui pensiamo di poter indirizzare anche la discussione di oggi, nel senso anche di integrarli, modificarli, cancellarli, spero di no. E quindi riguardano sinteticamente questi aspetti. Il primo, proprio facendo leva su questo aspetto dei distretti dei sindaci, di continuare, per chi lo sta già facendo, l'Odi sicuramente, poi ho visto, c'è una iniziativa ultima dei sestesi o sesto giovannesi, che Dio si voglia, in cui sostanzialmente ci sono le vertenze per il miglioramento delle SST, che potrebbero essere appunto poi riferite in qualche modo, attivate per svegliare un attimino i sindaci nei confronti della SST o ATS, comunque rispetto a quello che sarà in futuro l'organismo di erogazione dei servizi che verrà
fuori da questo percorso di 120 giorni, come l'ha indicato il ministro Speranza. Un altro aspetto che vorremmo fare è una richiesta di incontro con Agenas. Noi magari rifacciamo al ministro, ma ovviamente è più rispetto ad Agenas, affinché ci senta anche la nostra campana, visto che nel documento si parla di aver sentito un bel po' di stakeholder, quindi di tante realtà organizzative lombarde. Ci proponiamo per essersi sentiti anche noi, anche rispetto all'esito stesso del documento, e quindi in una fase successiva, proprio per evidenziare anche le nostre considerazioni e quelle che sono, a nostro avviso, i limiti del documento stesso. Una richiesta d'incontro, comunque una vertenzialità, chiamiamola così, sviluppata dall'appello del 7 di novembre nei confronti degli esponenti istituzionali, in particolare quelli regionali. Ovviamente stiamo parlando in particolare delle opposizioni, da cui spuntano fuori degli interventi non ben coordinati su alcuni aspetti della legge 23. Infine, l'obiettivo di arrivare a una giornata di mobilitazione che potrebbe essere il 20 di febbraio 2021, il 20 febbraio perché è il giorno ufficiale del paziente 1 in Regione Lombardia, quindi in qualche modo è significativo e comunque si pone non troppo vicino, ci permette di poter organizzarlo in maniera corretta, poi tenendo conto di quelle che saranno le possibilità concrete per le mobilitazioni, e quindi far confluire lì la discussione che riusciremo a mettere in piedi. Tenete conto che poi in successione ci sarà una giornata che è nazionale, quella del 7 di aprile, contro la commercializzazione della sanità, che a livello europeo, nazionale, quindi poi potrà essere agita organizzata anche nello specifico per dei pacchetti di proposta a livello regionale. Poi un'altra iniziativa che potrebbe essere fatta è dopo un anno, al 26 di giugno, rispetto alla manifestazione in Piazza Duomo, che verrebbe anche, diciamo così, nei termini dei famosi 120 giorni, quindi utilizzare in qualche modo questo varco temporale posto dal governo per andare a infilarci, diciamo così, e fare leva per quelli che possono essere concretamente i nostri obiettivi, al di là di come si muoveranno comunque le istituzioni. Queste sono un po', diciamo, le cose che abbiamo messo assieme, e sono aperte ovviamente alla discussione. Adesso ovviamente Antonio farà da cronometrista, quindi magari direi di mantenerci sui 5 minuti, visto che siamo anche in parecchi. E niente, vediamo, cerchiamo di quagliare rispetto a questi aspetti. Ovviamente siamo più che aperti ad altre iniziative o a specifiche rispetto a quelle che abbiamo accennato. Sì, grazie Marco. Allora, dunque, io credo che sia davvero importante vedere di, diciamo, organizzarci e, dopo questa sera, almeno, metterci d'accordo su alcune iniziative. Credo che questo sia l'obiettivo finale un po' di questa riunione. Dunque, si è iscritta Giovanna Cappelli, prego. Allora, mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì, Sì. allora, io non intervengo sul documento perché avete detto tutto voi. Io ho fatto anche un comunicato come partito e quindi condivido tutto quello che avete detto, tutti i lati negativi del documento. A partire da un, questo non l'avete detto voi, lo aggiungo io, dal fatto che nulla si dice del rapporto pubblico-privato, e quindi insomma sembra che questo rapporto sia un rapporto normale, che sia garantito insomma, che sia dentro lo spirito della 833, e quindi del resto non c'è nel documento del governo, ma a questo punto non c'è neppure nelle proposte che io di legislative dell'opposizione in Consiglio regionale. Ho letto lo schema del
della proposta del Partito Democratico e le due proposte dei 5 Stelle, quelle sulla casa, sulle case di comunità, come le chiamano loro, insomma. Comunque non c'è nulla su questa cosa qua, che è un po' il punto fondamentale della riforma di Formigoni e poi anche della riforma di Maroni. E quindi se non tocchiamo quel punto, secondo me... l'altro punto che volevo dire è che io penso che dovremmo... naturalmente io sono per l'abrogazione. Dobbiamo discutere se è possibile ottenere questo nostro risultato. Io penso che sia possibile, diciamo così, mettere delle zeppe grosse, e cioè, non do per scontato che tutto possa essere superato con un accordo e con un... Se questa fosse la mia, diciamo, la mia idea, insomma, sarebbe anche inutile fare tutto questo lavoro, ecco. E non penso che le... Quindi penso che, insomma, questo punto politico di scenario, di previsione di quello che succederà, quindi noi abbiamo 3 mesi, e in questi 3 mesi noi dobbiamo fare di tutto perché appunto non ci sia questo mutamento senza costrutto, che lascia le cose come stanno. E quindi io sono d'accordo nell'organizzare il più possibile iniziative, però appunto tenendo la barra dritta e specificando il fatto che noi siamo per l'abrogazione, che quindi noi dobbiamo fare di tutto per elencare tutti i difetti che devono essere... Volevo anche specificare, mi sembra che in tutte le proposte di legge, anche, sì, e anche nella critica del governo, prima di tutto c'è questo problema che il governo si nasconde dietro un documento fatto da dei tecnici. Anche questo va mascherato, perché noi possiamo criticare i tecnici, possiamo anche andare a fare un'audizione dai tecnici, ma poi la decisione, no? La decisione politica che emerge da una relazione tecnica è una decisione politica. Quindi tutto quello che è successo ad Alzano, nella Bergamasca, non è che i politici non lo sanno, e quindi devono... Mi sembra che anche il fatto di affidare una relazione e di basarsi solamente su quella relazione sia una deresponsabilizzazione della politica. Quindi io chiederei un incontro, dicendo anche questo, al ministro Speranza o al suo staff, non so bene, perché la questione è politica. Poi tutti i tecnici hanno fatto la loro relazione con un metodo più o meno condivisibile, del resto ne hanno dette anche, hanno detto cose anche abbastanza gravi, no? Leggendo tutti i giornali hanno detto che alla fine di quella relazione uno dovrebbe bocciare la sanità lombarda, invece questa non si, i tecnici non la bocciano. Allora io penso che noi dovremmo diciamo così, scostruire una strategia che ci permetta in tutte le province di organizzare una, diciamo, una vertenzialità simile a quella che hanno organizzato a Lodi, adesso anche a Sesto. Cioè, quindi sapere bene che cosa succede nel territorio, perché tutto non si esaurisca nel dibattito in Consiglio regionale su un testo di legge che nessuno dei quali corrisponde alla nostra, diciamo, alle nostre volontà. Io non so se vale la pena noi di costruire un testo, un facsimile, insomma, questo non, però a me non preme questa cosa, ma mi preme che in tutte le province ci sia una tensione, una mobilitazione, una capacità anche di informazioni
sulla medicina territoriale e anche sullo stato degli ospedali, tale che si possa diciamo, costruire un'avvertenza, un documento che elenchi quello che bisogna fare in quel frangente. Poi, fra le, volevo anche dire, sono, sto terminando, volevo anche dire che avete mandato, e io l'ho letta con attenzione, l'intervista di Vittorio Carré, Movimento per la Difesa del Servizio Sanitario Nazionale. In un punto lui ci dà anche, non tanto delle cose nuove rispetto al documento, ma dice quello che si potrebbe fare anche per prolungare i 3 mesi, no? Perché il governo dice 3 mesi, però se uno dopo 3 mesi non ha ancora, diciamo, raggiunto la quadra, non è che tutto decade, no? Dice, si possono, lui dice, si possono nominare dei commissari ad acta in ogni ATS, e quindi si può dibattere più a lungo, cioè non è detto che 3 mesi siano, cioè lo dice il governo, ma se poi alla fine non c'è una, c'è una tensione di mobilitazione e anche da parte nostra una capacità di tenere l'attenzione, possiamo anche, diciamo così, pensare a questa cosa. L'ultima cosa, io sono contraria, e non so, io non ho sentito nessuna critica da questa parte, al fatto che si tolga autonomia ai singoli territori, cioè che si, tutti i progetti di legge e anche secondo me nel documento della Genas si miri ad una centralizzazione. Forse è un mio difetto, e se è un mio difetto mi dite perché dobbiamo fare questa cosa e perché si debbono sempre costruire delle agenzie, dei carrozzoni centralizzanti che si frappongono fra la regione e diciamo così, e i luoghi dove viene erogato il servizio. Ecco, a me sembra che anche i progetti di legge del PD e dei 5 Stelle mirano a costruzione di questi organismi che dovrebbero vigilare, organizzare, agenzie, eccetera, eccetera, che a mio parere sono assolutamente negativi. Punto. Va bene, grazie. Sì, avrei parecchio da dire sulle agenzie di controllo, perché si è visto in questi anni come hanno funzionato. Allora, Paolo Tafuro, prego. Mi senti? Sì. Sentite? Sì, adesso sì. No, io sarò molto breve perché, diciamo, ero soprattutto per... volevo ascoltare quello che tutti gli esperti che sono presenti oggi, le varie associazioni, hanno da dire sul merito della relazione di Agenas. Io volevo sottolineare solo un aspetto politico. Cioè, noi abbiamo avuto nell'ultimo anno... tutta una serie di mobilitazioni, dalla petizione alla manifestazione di Piazza del Duomo, in cui siamo riusciti noi a costruire anche un campo ampio su alcune proposte di radicale modifica della legge che facevano leva proprio sulla percezione che la gente aveva della gravità della situazione e del fatto che c'erano dei responsabili su questo. Allora, io la prima, intanto sono d'accordo con il programma di iniziative che ha proposto prima Marco. Direi che però sarebbe importante battere da subito un colpo su un aspetto specifico. Noi abbiamo ovviamente una visione anche critica sulla relazione di Agenas, però credo che noi dobbiamo rivendicare come prima cosa che anche questo risultato non è l'esito, come dire, di una discussione burocratica e tecnica,
ma rivendicarlo come l'esito di un anno di mobilitazioni che noi abbiamo contribuito a promuovere e di cui siamo stati al centro. Questo credo sia un fatto essenziale, perché altrimenti si rischia, come dire, di far sembrare che tutto nasca da una relazione tecnica, da una proposta di tecnici di cui il ministro ha deciso di trasmettere gli esiti alla regione, e invece noi sappiamo che non è così. Allora, io su questo sarei molto, molto secco, cioè un primo momento di reazioni, qui noi diciamo da subito, prima della manifestazione e anche in preparazione della manifestazione del 20 febbraio, che noi siamo una dei propulsori di questa iniziativa, e lo siamo tanto che vogliamo che la discussione resti su un piano pubblico e politico e non si trasformi in una discussione meramente tecnica e burocratica. Parimenti, un'altra cosa che noi dobbiamo cercare di fare è di mantenere quello schieramento ampio che noi siamo riusciti a raggiungere. Sappiamo che in alcuni casi sarà possibile, in altri no, ma questo tentativo noi dobbiamo farlo da subito. Quindi sia rivolgendosi all'opposizione in consiglio regionale, sia interpellando i sindacati, le associazioni e tutti coloro che erano presenti in Piazza del Duomo a giugno e forzati in gran parte da noi, direi, hanno partecipato e si sono dati da fare perché ci fosse presente la gente. Quindi questo era, diciamo, il rilievo politico che volevo porre. Dopodiché, ripeto, anch'io penso che ci siano molti aspetti critici che la relazione non affronta. Mi è sembrato, peraltro, che alcuni giudizi fossero comunque abbastanza impietosi per quanto tecnici, e su questi noi dovremmo, come dire, cercare anche di scavare. Ecco. Sono d'accordo poi, e questo sarebbe importante capirlo, se al di là della mobilitazione è possibile anche sfruttare le pur complesse e non semplici da utilizzare strumenti, per esempio dello statuto regionale, in merito alla possibilità di proporre un'iniziativa legislativa, non da soli magari, e così via. Insomma, questo era quello che volevo sottolineare. Grazie. Grazie. Allora, una richiesta che mi è stata fatta in chat, in effetti mi ero dimenticato ancora una volta, se c'è qualcuno che non riceve le mail, se mi scrive in chat la mail, almeno lo possiamo inserire all'interno della mailing list in modo tale da poter anche dialogare. Dunque, ho in lista Achille Zasso, prego. Ecco, sì, dunque, io non sono riuscito a leggere tutto il documento di Agenas, l'avevo iniziato. Poi ho dovuto impegnarmi nella lettura del report sulle RSA fatto da Amnesty International, che ho trovato molto interessante, anche perché affronta problemi che riguardano la questione di cui dobbiamo parlare questa sera. Io sono d'accordo con le proposte che sono state fatte circa il percorso. Voglio solo esprimere un mio punto di vista e una mia impressione sulla manifestazione, sul presidio che abbiamo fatto martedì 22 alla Regione. Ecco, nell'ambiente dal quale io provengo, del quale faccio parte, e cioè il sindacato, l'area sindacale di minoranza, Riconquistiamo Tutto, opposizione CGL,
La manifestazione, che è stata indubbiamente modesta, anche se significativa, importante, importantissima di questi tempi, ma modesta, di martedì 22, ha avuto una grande risonanza. E lo dico appunto perché mi convinco, mi sto convincendo sempre di più di questi tempi, che oltre alle molte, alle numerose mail... Non si sente più niente. Alle numerose mail... Non si sente più. Non si sente? Io non sentivo, ma vai avanti. Sì, oltre alle numerose mail che mandiamo, che sono necessarie e indispensabili, è molto utile qualche iniziativa concreta. Quindi le cose che diceva Giovanna Capelli mi trovano d'accordo. Occorre essere presenti possibilmente nelle province, dare informazioni, creare dei movimenti nelle città della regione, perché questa legge va naturalmente, si sente, questa legge va naturalmente abrogata. È inconcepibile che il governo, questo governo, e che Agenas, messosi a disposizione del governo, arrivino ad una conclusione di dire 3 mesi di tempo per modificare una cosa che va abrogata, che è stata, come dire, un po' l'origine, la fase iniziale delle difficoltà e dei disastri che si sono conclusi nella tragedia della pandemia che stiamo ancora vivendo e che stiamo attraversando. Ecco, allora occorre certamente riuscire a creare un minimo di informazione capillare nelle regioni e quindi, per esempio, andarci, organizzare degli incontri laddove si può, dove è possibile, mi rendo conto che non è facile, ma anche cercare al centro, qui alla Regione Lombardia, di fare delle manifestazioni, perché la cosa piccola e grande che abbiamo fatto il giorno 22, martedì 22, come dicevo, nell'ambiente del quale io faccio parte, ha avuto una grande risonanza a livello nazionale. Io ho mandato in giro un po' di foto, un po' di notizie, e queste notizie hanno avuto una grande risonanza, hanno avuto rilievo. Ecco, per cui alla base di tutto voglio dire una cosa semplice, che occorre, è necessario, è indispensabile riuscire a creare mobilitazione proprio contro questa legge, per l'abrogazione di questa legge. Poi certamente i rapporti a livello regionale con i gruppi di opposizione dovranno essere tenuti, è necessario che siano tenuti, ma se non c'è all'esterno, in questo mondo in cui stiamo vivendo, di questi tempi, un minimo di mobilitazione e di presenza e di visibilità, è difficile portare avanti qualsiasi risultato. Perché un risultato ambizioso come quello cui stiamo puntando, e cioè ad abrogare una legge regionale sulla quale il governo per primo ha fatto melina, nel senso che addirittura sembrava che si puntasse, che si potesse pensare, ipotizzare un commissariamento, ma nulla di tutto questo, anzi, conferma della legge, e 3 mesi, pensate, 3 mesi sono un battibaleno per modificare una cosa di quel genere. Allora occorre proprio cercare di mettere insieme le forze, il fronte più largo possibile, perché questa iniziativa, questo progetto nostro possa andare a buon fine. Questo io volevo dire. Una cosa solo mi soffermo. Allora, dico subito, il rapporto di Amnesty International sull'RSA è agghiacciante. Io uso questo aggettivo. Agghiacciante. Vi invito a leggerlo se qualcuno non ha avuto il modo di leggerlo finora. Per quello che è successo, per le responsabilità della regione, è il culmine veramente di una parabola che ha portato ad una situazione che è una situazione gravissima, una situazione intollerabile, una situazione di cui non si può non tenere conto in questo momento. L'altra cosa che già diceva Capelli, e mi scuso ancora se non ho letto il documento perché
non ho avuto il modo, il tempo di farlo finora, documento di Agenas intendo dire, Cappelli diceva che c'è un tentativo alla centralizzazione, altro che se c'è un tentativo alla centralizzazione, parlando con alcuni compagni, diceva la proposta che in quel documento, che all'inizio accenna timidamente a qualche critica, per concludersi in tutto va bene, madama la Marchesa, perché così si conclude quel documento, dalle chiacchierate che io ho fatto con altri compagni, in questo documento la proposta che viene fatta è quella di trasformare le attuali ATS in unica ATS, vanno proprio un'operazione che va nella direzione, nel senso di centralizzazione e di controllo assoluto della situazione da parte di un unico centro direttivo politico, che sarebbe una ATS che dipende strettamente dalla... Ecco, questo io mi soffermo qui. Mi riprometto di studiare attentamente il documento e di riprendere, spero, rapidamente in un'altra riunione, in qualche altra occasione, le questioni di cui stiamo parlando. Grazie. Grazie. Dunque, adesso do la parola a Angelo Barbato, prego. Dunque, allora, io credo che noi dobbiamo, in occasione di questo processo che ora si avvia, dobbiamo partire da alcuni punti fermi e dobbiamo acquisire in questi mesi, che non sono tre, non so, sono cinque i mesi, scusate, perché c'è scritto 30 giorni per avviare il percorso di riforma e 120 per concludere, sono 150, quindi sono cinque mesi. Dobbiamo partire da una analisi di che cosa è avvenuto nei rapporti tra Stato e Regione in questo, con questa iniziativa che il governo ha preso. E io voglio sottolineare una cosa, voglio sottolineare che nel documento della Agenas e nella lettera di Speranza c'è scritto che la Regione è obbligata, la Regione Lombardia è obbligata a produrre una iniziativa di legislativa che includa quelle indicazioni che sono, che il documento specifica come obbligatorie, e ha alcuni mesi per farlo. Quindi io credo che questo sia un punto che noi dobbiamo sottolineare. Da questo punto di vista, poi entriamo nel merito ovviamente delle proposte certamente insufficienti a delineare un radicale sconvolgimento dell'assetto legislativo regionale, però il dato di fatto è questo: la Regione è obbligata a fare alcune cose. Ora, scusatemi, questo è di fatto un commissariamento. Quando noi abbiamo chiesto il commissariamento della Regione Lombardia, se il governo l'avesse accettato, che cosa avrebbe fatto? Avrebbe fatto questo. Avrebbe detto, noi abbiamo proposto il commissariamento su alcuni punti specifici, lo ricordo, che erano tra l'altro punti di tipo gestionale e amministrativo, che riguardavano la gestione della pandemia. Noi non abbiamo chiesto il commissariamento per dire si rifà la legge 23, questo l'abbiamo detto dopo. Ma il commissariamento prevedeva, come prevede l'articolo 120 della Costituzione, il dettato costituzionale, che si indicano i provvedimenti che le regioni devono attuare su indicazione del governo. E il governo avrebbe detto: fai queste cose, che erano anche cose che la regione poteva fare senza cambiare una virgola della legge 23. Ovviamente erano provvedimenti che potevano essere presi immediatamente, e questa è stata la forza della richiesta del commissariamento, perché non avremmo raccolto 100.000 firme se avessimo detto vogliamo fare il commissariamento per cambiare la legge 23, che è una cosa estremamente complessa. Il governo avrebbe detto questo, avrebbe detto: Regione, tu devi fare questo e ti do 120, 90, 150, 200 giorni per farlo. Quello che il governo ha detto ora. Quindi nel metodo
Questo è l'esercizio di un potere coercitivo da parte dello Stato sulla regione. E io voglio far rilevare che questo discorso è anche, ci dà anche l'opportunità di dare, di esigere che la richiesta di autonomia differenziata venga tolta dall'agenda politica, perché ovviamente siamo di fronte a una contraddizione. C'è una regione che chiede di avere più autonomia nella sanità e questa regione si vede imporre dei provvedimenti da parte del governo. Quindi questo per quel che riguarda il metodo. Ora, a noi che cosa interessa? A noi interessa dire che dal nostro punto di vista questi 150 giorni che si aprono sono 150 giorni che devono partire da un presupposto. La legge 23 non deve esistere più. E quindi anche le cose che richiede la Genas, anche i provvedimenti che richiede la Genas, noi dobbiamo dire che sono incompatibili con emendamenti della legge attuale. Richiedono un nuovo provvedimento e su questo nuovo provvedimento noi abbiamo da dire molto sui contenuti, perché certamente, pur ritenendo che, come ha detto Carlioli, ci sono delle leve che noi possiamo utilizzare in questo rapporto della Genas, noi vogliamo di più e noi dobbiamo approfittare di questo percorso che si apre, che è un percorso di 5 mesi in cui si discuterà come deve essere fatto il nuovo provvedimento che sostituirà la legge 23. Noi dobbiamo approfittare per imporre i nostri contenuti, oltre quelli che il governo ritiene obbligatori e che la regione deve fare per forza, che sono quelli indicati, e sicuramente ce ne sono anche alcuni che hanno un certo rilievo. Noi però dobbiamo dire che noi vogliamo andare oltre le proposte della Genas e dobbiamo dire quali sono per noi i punti essenziali e fondamentali su cui noi chiediamo che in questi mesi ci sia un dibattito pubblico, non solamente in terza commissione della regione, un dibattito pubblico e ci sia una mobilitazione della società civile, dell'opinione pubblica, dei movimenti che noi abbiamo rappresentato in questi mesi. Quindi io credo che noi dobbiamo di far dire queste due cose, prima di tutto ribadire che ora la regione Lombardia è costretta a fare dei cambiamenti e noi vogliamo che se ne faccia di più. E guardate che non è un caso che subito dopo, poco dopo che sia comparsa questa lettera del rapporto a Genas, è comparso questo documento di 81 sindaci dell'area della città metropolitana di Milano che rivendicano alcune cose importanti riguardanti la partecipazione degli enti locali che rappresentano i cittadini da cui sono stati eletti, che rivendicano una partecipazione importante. Guardate che questa lettera dei sindaci dice delle cose molto rilevanti. Dice che voi sindaci vogliono approvare i piani territoriali e ai piani ospedalieri, che vogliono che i sindaci hanno il potere di intervenire nella nomina dei direttori generali e che il potere di verifica dei comuni sui piani sulla programmazione locale deve essere esercitato effettivamente. Non sono cose da poco. Queste cose sono qualcosa che è di più di quello che c'è nel documento della Genas. Il documento della Genas un accenno lo dà, perché dice tra le cose che la regione deve cambiare, dice che le ASST devono effettuare la loro ricognizione e programmazione e devono gestire i servizi con la condivisione dei sindaci. E questa è una delle leve che noi possiamo utilizzare. Un'altra delle leve che noi possiamo utilizzare sono i distretti, che è previsto che in questo rapporto che abbia una funzione unitaria riguardante gli interventi di prevenzione, di igiene pubblica e degli interventi territoriali, e che ci deve essere il direttore del distretto, quindi una figura che coordina in maniera forte. Allora, noi abbiamo questa possibilità. Si è aperta una breccia nel muro della regione. Noi in questa breccia ci dobbiamo entrare. E ci dobbiamo entrare per proporre e
fare tutti gli sforzi che noi possiamo fare per mettere in atto la ricostruzione del servizio sanitario in Lombardia. E questo deve essere quello che noi proponiamo alle forze di opposizione, ovviamente, a cui noi chiederemo di sottoporsi a un confronto, ma lo chiediamo soprattutto a una mobilitazione della società civile. Però noi dobbiamo, quindi, che i mesi siano pochi, va bene, è meglio così, perché se questo processo fosse un processo indefinito e indeterminato, allora potrebbe anche concludersi così, semplicemente, con alcune osservazioni. Che la regione sia obbligata a fare qualcosa e a farla in 5 mesi è una cosa che noi dobbiamo sfruttare per partire subito con alcune mobilitazioni. E ripeto, dobbiamo preparare un documento in cui noi indichiamo quali sono i punti essenziali e irrinunciabili che devono fare da base alla ricostruzione del servizio sanitario. E noi dobbiamo operare una forzatura sul documento della Genas. Dire, il ministro ha detto che ci sono delle cose che non sono compatibili tra la legislazione attuale e il Servizio Sanitario Nazionale. Benissimo, allora noi chiediamo che si facciano queste cose, delle cose essenziali. E una di queste cose ovviamente deve essere la abolizione della gestione della cronicità. Il fatto che la Genas non lo dica, questo noi diciamo che è un limite di questo rapporto, ma certamente non ci impedisce di chiedere che questo venga fatto. Anzi, sì, noi diciamo che deve essere fatto. E quindi noi abbiamo la possibilità di intervenire in un percorso. Io credo che la Regione Lombardia in questo momento sia in difficoltà e sia sulla difensiva, e noi di questo dobbiamo approfittare. Dobbiamo approfittare per fare qualcosa che vada più avanti del rapporto della Genas, pur raccogliendo alcuni punti che possono essere utili. Anche il discorso che il privato deve essere subordinato alla programmazione, questo è una cosa importante. E noi ovviamente dobbiamo ampliare il significato di questo, dobbiamo cogliere questi spunti e li dobbiamo amplificare. Ecco, io credo noi abbiamo un compito che ci dovrà impegnare molto nei prossimi mesi. Va bene, grazie. Adesso ho chiesto la parola a Vittorio Agnoletto, prego. Sì, grazie. Prima di tutto volevo solo dirvi che arriverà poi alle varie associazioni l'invito, lo dico solo come annuncio perché poi il tema è un altro, a partecipare all'ICE, cioè alla raccolta di firme per obbligare la Commissione europea a rivedere le regole sui brevetti. È un'iniziativa lanciata a livello europeo, il 13 a livello nazionale si costituisce il Comitato Nazionale con adesione di forze sindacali, forze politiche, associazioni, una roba molto 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 vasta. E poi proveremo anche a vedere l'organizzazione territoriale e regionale. Ma questo, chi vuole va a vedere il sito Right to Cure, diritto alla cura, la pagina Facebook, lì è spiegato, c'è tutte le informazioni, oppure mi scrive, ci sono tutte le informazioni. Nel merito, quello che io penso, l'ho detto in radio il giorno stesso in cui è uscito il comunicato a Genas, io credo che non abbiano stroncato la legge 23. Hanno fatto delle osservazioni sotto le quali non potevano andare. Non mi pare che sia un documento fortemente conflittuale nei confronti della regione. Gran parte delle richieste che sono state fatte alla regione, per cui sono stati dati 4 per 1 mesi, sono cose che chiunque sapeva che andavano fatte, che il nuovo direttore generale della sanità della Regione Lombardia aveva sostanzialmente annunciato una settimana prima dell'arrivo del documento di Genas, non mi ricordo se era Lecco di Bergamo o il giornale di Brescia,
perché mi hanno chiamato da là per commentare, credo di Bergamo, perché mi ha chiamato Radio Onda Adulta, a commentare una pagina intera di intervista, e diceva dobbiamo potenziare la medicina territoriale, i distretti sanitari, eccetera. Cosa vuol dire? Che loro l'avrebbero fatto spontaneamente? No. Certo che hanno subito una sconfitta, ma che sapevano che a quel livello dovevano andare, perché non era più reggibile. La situazione era sotto gli occhi di tutti. Ma il documento Agenas dice delle cose che, scusatemi, ma fanno venire i brividi. Ma c'è qualcuno qua presente che ritiene che la Regione Lombardia abbia gestito bene la pandemia? A casa mia questa si chiama soluzione. Io non voglio assolvere niente, io li voglio far decadere, li voglio mandare in galera. Allora, questa è una soluzione. È grave dire che hanno gestito bene la pandemia ottenendo dei risultati. Non è una questione secondaria. Non c'è una parola sulla riduzione del privato che sta invadendo qualunque ambito. Oggi mi sono arrivate addirittura le segnalazioni che le scuole dell'obbligo fanno l'accordo con strutture private facendo pagare le famiglie per fare i test e i tamponi. 15 giorni fa abbiamo denunciato con 37.2 che si privatizza reparti interni agli ospedali di Passerane e di Sesto, dandoli a Medicasa, tanto per non fare nulla. Su questo percorso di privatizzazione non c'è una parola. Non solo, si fanno i complimenti alla Regione per la politica sui cronici, che scusatemi se non altro in termini di spesa, perché con i cronici il 70% della spesa sanitaria corrente è il passaggio più importante, dove hanno inserito il gestore, che non c'entra nulla con l'833, col quadro nazionale, via dicendo, non c'entra assolutamente nulla. Io credo che anche questo non vada bene. Non c'è una parola, o molto poco c'è, sulle liste d'attesa. Allora, mi sembra un documento assolutamente insufficiente che non mira a bocciare. Allora, che cosa propongo nel merito? Mi rendo conto però che noi non stiamo facendo un circuito di intellettuali, abbiamo un problema di proposte e abbiamo un problema di parlare alla gente. Sono due i livelli che anche oggi si intrecciano, secondo me vanno tenuti separati. Uno è che cosa diciamo agli esperti e l'altro è il dibattito di massa. Allora, io penso che noi dobbiamo giustamente guardare in avanti. E qui c'è un equilibrio da tenere. Io la vedo su questo, Angelo, non sono d'accordo. Cioè, mi spiego, qual è l'equilibrio? È giusto dire che quello che si è ottenuto, che non è quello che volevamo noi, si è ottenuto anche grazie alle nostre lotte. E questo lo dobbiamo dire, perché altrimenti la gente ha firmato per il commissariamento, si è mobilitata il 20 giugno e poi dice dove ci avete condotto, che risultati abbiamo ottenuto? Zero. E non siamo credibili. Allora dobbiamo dire, il pezzo sui distretti, sulla sanità territoriale, eccetera, l'abbiamo ottenuto, è una cosa importante e questo è un risultato che abbiamo ottenuto noi. Ma per favore, non, te lo dico proprio, non andiamo a dire che questo è il commissariamento, ci facciamo ridere dietro. Non c'entra nulla col commissariamento. Questo è un intervento istituzionale che il Ministero doveva comunque fare e non ha detto va tutto bene, non ha detto si boccia, ha preso una via intermedia con i limiti che ho fatto vedere. Ma ci facciamo prendere in giro dalla gente se diciamo questo è il commissariamento? Allora diciamo, abbiamo ottenuto dei risultati. Questi risultati sono quelli del territorio, quello del distretto, eccetera, eccetera. Queste sono cose importanti. Ci battiamo perché vengono realizzate e sorvegliamo. Non è sufficiente. Noi avevamo chiesto di bocciare la legge 23, è inutile che ci giriamo intorno, sappiamo perfettamente che la legge 23 non verrà bocciata e non verrà ritirata, mai e poi mai il governo andrà a uno scontro con la regione, non voglio dire ogni volta la stessa cosa, ma la zona rossa di Bergamo è lì che grida vendetta, i responsabili stanno a Roma come a Milano e quindi è evidente che non si faranno la guerra finita. Quindi noi dobbiamo dire, insistiamo sulla questione del privato, la questione dei cronici, la questione delle liste d'attesa e via dicendo, i nostri temi, rivendichiamo un pezzo, controlliamo cosa fanno, rilanciamo in avanti e diamo indicazioni di mobilitazione per non fare un quadro di confronto semplicemente tra esperti. Ecco perché la giornata del 20 febbraio diventa fondamentale. Ci si può muovere all'aperto? Circondiamo la regione.
non ci si può muovere, diciamo già da adesso, 20 gennaio, migliaia e migliaia di striscioni, di lenzuoli, di cartelli a tutti i balconi. Individuiamo due, tre slogan, quelli più semplici, Gallera e Fontana a casa, quelli bocciamo la legge 23, non la vogliamo, non la privatizzazione. Ma è lì che dobbiamo far vedere quanto pesiamo in tutta la regione e non solo a Milano. Se poi si può fare anche la cosa di presenza, facciamo anche la cosa di presenza. E poi c'è il 7 aprile, il 20 giugno. Quindi un livello di mobilitazione che teniamo. Il documento dei sindaci fa fare un passo avanti, incalziamoli. Chiediamoli di fare la presentazione pubblica anche con noi, chiediamoli di portarla avanti anche nei confronti della regione. Cioè, troviamo questo equilibrio. Certamente non possiamo dire non è accaduto nulla e finisco, perché altrimenti smobilitiamo anche i nostri. Poi comunque quel passo avanti non lo dobbiamo regalare a nessuno. Non l'ha ottenuto l'opposizione in regione, che non ha fatto nulla sulla storia dei distretti, eccetera, eccetera. Però siamo molto lontani da quello che noi volevamo ottenere. Quindi io vedrei questo tipo di percorso. Sono d'accordo che tra i punti che dobbiamo dire no all'autonomia differenziata e dire che questo in qualche modo lo affonda ulteriormente e tenere questa linea che è complicata. Però noi abbiamo una responsabilità non solo sui tecnici, sulla massa. Io per esempio propongo che facciamo una diretta con i 100.000 che hanno firmato il commissariamento e lo spieghiamo. Non è quello che volevamo, è un passo avanti, abbiamo altri obiettivi, ci sono queste mobilitazioni, è stato raggiunto questo pezzo grazie anche al vostro sforzo, ma dobbiamo proseguire. Io la metterei in questo modo qua, però non direi abbiamo raggiunto il commissariamento perché ci facciamo ridere dietro, insomma, è un'altra roba il commissariamento previsto dall'articolo della Costituzione. Grazie. Dunque, io non ho più nessuno. Se qualcuno vuole intervenire. Antonio, scusa, dico due cose io perché poi sì. Purtroppo alle 19.30 devo staccarmi. Sì, sì, prego, prego. Ci siamo una discussione molto, molto interessante. Io sono assolutamente dell'idea, sono assolutamente d'accordo con molte parti della tua relazione iniziale, con alcune cose che ha detto Achille, con alcune cose che ha detto Giovanna, e cioè sulla totale insufficienza del documento, diciamo, governativo istituzionale, e sono dell'idea che assolutamente la legge 23, per quanto mi riguarda, e anche qui mi espongo, come hai fatto tu, andrebbe abrogata e riscritta completamente. A questo proposito credo che con le giuste conoscenze che in questo coordinamento ci sono, sarebbe utile, qualcuno l'ha proposto negli interventi precedenti, anche la stesura di un documento ufficiale del coordinamento. Questo secondo me, dopo aver fatto una discussione, dopo essere arrivati a una quadra su cosa vogliamo e su cosa vogliamo chiedere, secondo me una stesura di un documento potrebbe essere assolutamente un buono strumento, come anche quello che diceva Vittorio, una diretta dove spieghiamo il nostro punto di vista che andremo a costruire durante questa riunione. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che si debba nei prossimi mesi creare delle mobilitazioni larghe, e assolutamente punto fondamentale quello della strutturazione di realtà emergenziali territoriali, un po' come è stato fatto in alcune città, perché secondo me il portare nelle città i contenuti e le lotte, le vertenze riferite appunto al discorso della legge 23 e della sanità più in generale è un punto che dobbiamo secondo me metterci in testa di far funzionare e di costruire. Io volevo dire queste tre cose. Scusatemi, alle 19.30 mi staccherò perché ho un altro impegno, ma fino a lì sono qua e ascolto. Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire Andrea Viani, prego. Credo che dal punto di vista delle questioni di contenuto, in termini di critica del documento governativo e anche in termini di proposte alternative, eccetera, gli elementi comuni di riferimento per definire degli obiettivi di carattere generale sono tutti stati esplicitati.
Il documento proposto da Caldiroli, che appunto risulta dalla discussione fatta all'interno dell'Unione Democratica, comprende, credo, questi elementi qua. Ovviamente negli interventi sono stati di merito, ci sono delle sottolineature, delle ulteriori precisazioni che possono essere e debbono, credo, essere considerate nella proposta operativa. L'osservazione che volevo fare però è la seguente. Se dal punto di vista diciamo dei rapporti attualmente esistenti, rapporti di forza attualmente esistenti con il governo e con la Regione Lombardia, tra l'altro non credo proprio che tra il governo e la Regione Lombardia si produrrà una situazione conflittuale tale da produrre i cambiamenti che noi vorremmo che fossero prodotti, ovvero la liquidazione della legge 23, la sua sostituzione o comunque i suoi cambiamenti nelle direzioni che vogliamo noi. Non credo che sia questo il contesto in cui ci troviamo. Credo che i risultati sono stati ottenuti con il livello di mobilitazione che è stato sviluppato finora siano importanti, ma se vogliamo andare avanti bisogna fare un salto di qualità. E mi spiego. Il livello attuale di rapporti di forza dipende dalle mobilitazioni che abbiamo effettuato, che però non agiscono direttamente sulle situazioni concrete dentro alle singole ASST, ovvero laddove le persone hanno i problemi concreti. Per intenderci, noi a Lodi abbiamo fatto questo lavoro, abbiamo messo sotto analisi tutte le attività della SST e dell'ATS dentro la vicenda pandemica, abbiamo individuato tutte le inadempienze rispetto ai LEA e rispetto agli obiettivi previsti, addirittura quelli indicati e decisi dalla Regione Lombardia, che ha reso assolutamente evidente il disastro che abbiamo nella nostra SST, nella SST di Lodi. Adesso non voglio elencare tutti questi elementi qua, ma facendo questo lavoro siamo in grado oggi di mobilitare le persone che sono state colpite concretamente dal punto di vista degli esiti di negazione dei loro diritti e delle necessità che avevano, e siamo in grado di presentarci ai sindaci. Abbiamo mandato appunto questo elenco di inadempienze a tutti i sindaci della SST. Siamo in grado di aprire un'interlocuzione con i sindaci che sicuramente hanno la necessità di affrontare i problemi che noi segnaliamo. Credo che i sindaci, se non tutti i problemi che segnaliamo, perché non in tutti i comuni, non in tutte le realtà si sono verificate le stesse inadempienze, però in generale si sono verificate. Quindi è possibile produrre la presa di coscienza concreta dei limiti immediati e materiali, dei disastri immediati e materiali che sono stati prodotti dalla struttura della legge 23, ed è possibile farlo con tutti i cittadini, ed è possibile farlo con tutti i cittadini con i quali siamo in contatto, con i quali appunto già abbiamo fatto delle battaglie particolari su singole situazioni, e poi con tutti i sindaci. Ora, questo lavoro va rifatto in tutte le province. Dobbiamo darci questo obiettivo, non so se riusciremo a farlo in tutte le province nei prossimi 5 mesi, ma va fatto comunque, e va fatto comunque sia in funzione degli obiettivi che sono stati indicati, traguardati ai 5 mesi prossimi, e anche alle mobilizzazioni che sono state proposte, perché per esempio la manifestazione del 20 e le manifestazioni successive sono una cosa se il coinvolgimento è limitato a livello attuale di rapporti di forza, ma se i rapporti di forza cambiano, se a livello dei singoli territori, delle singole SST, c'è una mobilitazione sulla base dei bisogni concreti che sono stati negati, e questa mobilitazione si collega alla mobilitazione generale, avremo un impatto decisamente più rilevante. Comunque, al di là di questo aspetto dell'efficacia di questo lavoro rispetto ai prossimi 5 mesi, c'è un'altra considerazione da fare. Il coronavirus non finirà entro questi 5 mesi, non finirà entro quest'anno.
questa problematica rimarrà di riferimento sicuramente, ho detto quest'anno, intendo il 2021, sicuramente per tutto il 2021, ma quasi sicuramente anche il 2022, e sarà comunque una problematica generale in campo. E la possibilità di trasformare le necessità che questa problematica ha prodotto in capacità organizzativa e vertenziale e in una struttura permanente di controllo delle condizioni di salute, delle condizioni di sanità esistenti, ci offre la possibilità, da un lato, come dicevo, di riempire i 5 mesi che abbiamo davanti, dall'altro di avere in mano una struttura che può procedere anche oltre questi 5 mesi. Supponiamo per l'appunto che le modifiche siano solo quelle indicate dal documento Agenas, magari con qualche aggiustamento o magari con qualche peggioramento rispetto alle indicazioni stesse. Cosa facciamo se non si riesce a schiodare un cambiamento radicale? Se abbiamo una struttura tutta basata solo sui prossimi 5 mesi e non abbiamo intercettato i bisogni concreti che ci sono a livello dei singoli territori, non saremo in grado di andare avanti. Se invece costruiamo una capacità operativa che intercetta i problemi, li focalizza e li rivendica subito direttamente alla AST la loro attuazione, e lo fa assieme ai sindaci, perché ci sono sindaci da noi che hanno già aperto delle vertenze per proprio conto, che possono essere collegate a quelle della nostra azione, dell'azione della società civile. Se mettiamo in piedi una struttura di questo genere, riusciamo a produrre uno strumento operativo che andrà anche oltre i limiti di un eventuale risultato parziale dei prossimi 5 mesi. Dobbiamo ragionare così, dobbiamo fare questo salto di qualità, dobbiamo essere in grado di intercettare, di collegare la mobilitazione con i bisogni immediati concreti su tutti i singoli territori. Se no, i bisogni immediati concreti dei singoli territori si risolvono singolarmente, bisogna delle RSA piuttosto che delle liste d'attesa, piuttosto che eccetera eccetera, piuttosto che dalla mancanza delle USCA, della mancanza dei PREST, della mancanza dei POT, eccetera, diventano singoli problemi, e una volta risolti come singoli o non risolti come singoli problemi non succede più nulla. Invece noi dobbiamo costruire la consapevolezza che i limiti, i bisogni sono stati negati, e questo dipende dalla mala gestione, spesso che peggiora ulteriormente il carattere della legge 23 e fondamentalmente dalla legge 23. Traguardando questa organizzazione ai prossimi 5 mesi, ma traguardando anche per il futuro. Se facciamo questo lavoro, e credo che sia possibile, credo che questo sia implicito nel documento presentato da Caldiroli, se facciamo questo lavoro, lo facciamo nei prossimi 5 mesi, a partire da subito, e lo faremo anche dopo i prossimi 5 mesi, in modo tale da costruire una capacità operativa permanente. Tra l'altro, appunto, lo scontro su la questione della privatizzazione della salute e della sanità non è uno scontro contingente, è uno scontro, oserei dire, storico, perché ha a che fare con i limiti del sistema, con i limiti economici del sistema e col tentativo di scaricare sui soggetti sociali deboli tutti questi limiti. Quindi bisogna che facciamo questo salto di qualità. Se non riusciamo a fare questo salto di qualità, andar bene, potremo, usando la forza che abbiamo prodotto finora, che è purtroppo limitata e concentrata solo su alcune grandi città, andar bene, forse riusciremo a ottenere qualche risultato nei prossimi 5 mesi. E poi però saremo punto a capo. Quindi bisogna fare questo salto di qualità. Secondo me bisogna uscire dalla riunione di oggi con l'intendimento di coinvolgere tutte le associazioni, anche quelle che non sono presenti oggi, ma che comunque sono attive e operative, tutte le associazioni, in modo tale che si produca una capacità di controllo territoriale a partire dai bisogni che sono stati negati. Ho finito. Grazie. Sì, personalmente anch'io credo che il tutto dovrebbe partire proprio a livello territoriale per cercare di far partire una discussione reale all'interno della popolazione, perché credo che i problemi, i primi che rivivono sono proprio direttamente le persone. Allora, Samuele Garini ha alzato la mano, vuole intervenire?
Sì, grazie, molto gentile. Allora, io ho appena sentito l'intervento di Viani e devo dire che mi trovo in completo accordo con quanto ha detto, perché effettivamente l'unica mobilitazione possibile che si può fare concretamente è quella sui problemi immediati, concreti, ma soprattutto affrontabili. Affrontabili nel senso, come ha spiegato lui, attraverso una vertenzialità costante e immediata su dei bisogni che vengono costantemente negati. Solo così i cittadini si riescono a mobilitare, ma soprattutto a percepire il carattere dei problemi specifico. Perché una mobilitazione sui caratteri generali è utile ed è importante idealmente, ma non credo sia ancora dentro la possibilità della testa delle persone. Perché appunto quando un problema non viene percepito come generale, ma ognuno lo percepisce come un proprio problema specifico, con nomi e cognomi a cui dare colpe, nomi e cognomi a cui appellarsi, difficilmente ti seguirà in una mobilitazione generale. Quindi questo lavoro di costituzione di coordinamenti territoriali che affrontino i vari tipi di problemi territoriali, perché appunto la sanità si presenta con problemi diversi sui vari territori, penso sia una questione indispensabile da affrontare con una certa urgenza. Basta. Va bene, grazie. Dunque, ho adesso in lista Fulvio Aurora. Prego. Fulvio? Fulvio, riesci a parlare? Ok, non riuscivo a togliere il microfono, chiedo scusa. Bene, qualcosa di abbastanza veloce, perché mi sembra che la materia sia stata sufficientemente sviluppata e mi pare che sia anche necessario che di fare certamente una sintesi sulla base anche delle cose dette da Marco Calderoli all'inizio, ma di arricchirla con quello che è venuto fuori nel dibattito e poi uscire anche all'esterno. Ho visto anche, fra parentesi, ma non è una parentesi, che il comitato contro ogni autonomia differenziata ha ottenuto, l'abbiamo ottenuto tutti per la verità, di uno stralcio da parte del governo della linea che aveva portato avanti di dare adito a delle modificazioni ulteriori legislative, perché Piemonte, Lombardia e Veneto potessero avere ancora più possibilità autonome, e anche altri evidentemente, e questo credo che sia abbastanza positivo. Aggiungo che è necessario, perché mi sembra che gli argomenti siano stati trattati, che un livello organizzativo, e cioè il fatto che si debba dire, qua ci sono compagne e compagni che vengono da diverse realtà provinciali, e che anche queste realtà provinciali si organizzino per avere un'interlocuzione col sindaco della città capoluogo e con gli altri sindaci del territorio, perché portino avanti quello che noi abbiamo proposto e loro stessi hanno proposto. Basta vedere appunto quello che hanno detto i sindaci dell'Alto Milanese.
e quindi che ci sia effettivamente una sorta di piattaforma territoriale che poi alla fine si concluda, alla fine, ma non alla fine, dico alla fine temporalmente di un periodo relativamente breve, che poi si concluda con un'interlocuzione con, anche con il governo, ricordando appunto che il governo, che la famosa Agenas è comunque un'emanazione del governo, e quindi evidentemente forse il ministro sarà rimasto un po' dietro perché per dare una validazione scientifica a quello che pensa, ma evidentemente è proprio il governo che alla fine deve intervenire a fare le cose che ha detto che vuole fare, ed è il governo che deve essere incalzato da parte nostra per fare le altre cose che non ha detto e che invece sono assolutamente ritenute essenziali. E quindi io penso che dobbiamo farci un programma di mobilitazione, perché alla fine quello che conta, sono d'accordo con quanto è stato detto agli inizi e successivamente da quelli che sono intervenuti, che è necessario mobilitarsi perché le cose che portiamo avanti diventino uno scontro reale, e questo scontro reale si manifesti con, secondo i mezzi e gli strumenti che possiamo avere, data la realtà difficile in cui ci troviamo, che si manifestino concretamente. Quindi che ci sia sicuramente un documento, questo documento approvato da tutti, e che diventi il mezzo con cui noi interloquiamo con tutte le varie realtà, dai sindaci ai consiglieri regionali. Evidentemente quelli dell'opposizione devono smetterla di guardare per aria, bisogna che dicano e facciano delle cose che evidentemente vadano nella direzione che auspichiamo e che anche loro auspicano, ma più a parole che non nella realtà, e che quindi ci siano questi livelli, e naturalmente nella misura in cui è possibile ci siano anche delle espressioni, non solo in remoto, dico se è possibile, anche a livello materiale nei territori, perché le cose possano essere conosciute di più e modificate. E pertanto io credo che questa cosa debba essere organizzata meglio. Chiudo dicendo questo, che il discorso fondamentale, che mi sembra essere, che sia diventato più evidente, è quello, dal punto di vista del merito, è quello della questione pubblico o privato, perché chiaramente la Regione Lombardia, ma non è solo la Regione Lombardia, ha deciso che il Servizio Sanitario Nazionale non va bene, ha deciso che ci deve essere un sistema di tipo privato, sia perché si fanno affari e sia perché questo produce grandi clientele, e che questo venga portato avanti. E questo è il nodo sostanziale sul quale, che diciamo che poi ce ne sono altri, se ne possono classificare altri in mezzo, fra cui alcuni anche di quelle che ha detto la Agenas, e quindi che questa cosa sia messa un po' al centro del nostro intervento e delle manifestazioni e mobilitazioni che facciamo nei confronti dei sindaci e con i sindaci, possibilmente sia quelli del capoluogo di provincia che quelli territoriali, per riuscire a far vedere che c'è effettivamente una forza. E fra l'altro viene citato il decreto legislativo 502, senza dire e le ulteriori modifiche e integrazioni, ma dentro questo decreto, articolo 14, c'è la necessità della partecipazione, così si dice. Ma porca miseria, com'è che è difficilissimo farsi ascoltare? Siamo andati davanti al Ministero della Salute, ma non siamo stati ricevuti.
vuol dire che non hanno applicato la legge e che cercano il meno possibile di applicarla. E io credo che il discorso della partecipazione dei cittadini organizzati e dei movimenti, dei sindacati, di quelli che sono d'accordo con questa linea, sia fondamentale per modificare le cose. Grazie. Grazie. Dunque, ho visto che ha alzato la mano Valerio Tradardi, prego. Mi sentite adesso? Ah, perfetto, sentite. Io è un po' che partecipo a questo coordinamento, devo dire. La prima cosa che ho notato è il numero aumentato di interventi, di partecipazione, eccetera. C'è stato un momento in cui non eravamo così presenti con questi numeri. E devo dire anche che il dibattito è stato, secondo me, anche più interessante del solito, perché è entrato molto di più negli argomenti e nelle problematiche vere e reali che ci sono. Io, come altri compagni, faccio parte del comitato dei due ospedali e mi inserisco un po' in questo discorso, sul discorso che faceva la Capelli, che faceva Viani e anche Fulvio. Noi come comitato da anni ci sbattiamo e ci muoviamo con manifestazioni, denunce e quant'altro. E va bene, continueremo a farlo. Però è evidente, anche qui, tante volte ci guardiamo in faccia e ci diciamo va bene, ma poi cosa facciamo? Come riusciamo a fare un salto di qualità? Questo è il grosso problema che poi è venuto fuori stasera, in verità è venuto fuori altre volte, ma stasera direi con maggiore forza. O siamo in grado di fare questo benedetto salto di qualità diffuso, naturalmente, a livello regionale e non solo. Fra l'altro, stasera mi sembra che si siano chiarite alcune posizioni. È evidente che, voglio dire, come diceva Agnoletto, qua non è vero, non sono d'accordo con il compagno che diceva prima che ci sia stato in qualche modo, in una certa misura, un commissariamento. Non è affatto vero. È importante, fra l'altro, non mettere in contrapposizione la manifestazione del 20, che va fatta, però se non si fanno tutti quei passaggi che si diceva, lo so che sto dicendo delle cose scontate, però lo sto sentendo, lo sto capendo più di prima, evidentemente. Lo sento come un'esigenza maggiore da questo punto di vista. Anche, ripeto, in base anche alle esperienze che ci siamo fatti. Io continuo ad andare con altri compagni in regione, pochi o tanti che siamo, vabbè, certo, dobbiamo anche ricostruire una capacità di collegamento a rete con tutti quanti. A me dispiace che tutta una serie di istituzioni non ci siano più, ma questo vedremo cosa saremo in grado di fare. Niente, quindi volevo dire questo, solo comunicare questa mia impressione, cioè che bisogna assolutamente fare questo salto di qualità, come diceva la Capelli, come dicevano altri compagni, però chiarendoci esattamente che cosa fa il governo e cosa non fa. Inutile lamentarsi di cosa fa, non fa il governo e cosa fa la regione. No. Sappiamo benissimo, no? E su questo ci deve essere assolutamente chiarezza da questo punto di vista. Non ci si devono essere dubbi sul fatto che comunque il governo abbia fatto dei passetti o che l'associazione, che la Agenas abbia fatto altri passetti, sono tutte balle. In verità vogliono mantenere le cose così come sono, facendo finta di cambiare le cose. Questo deve essere chiaro, senza nessun tipo di ambiguità. Grazie, arrivederci. Non si sente. C'è qualcuno che parla? È chiuso il microfono, Antonio. Fiorenzo, prego. Sì, sono io. Non so se mi sentite. Adesso metto anche il video così mi vedete. Eccomi, sono io. Quello lì. Il numerino lì sono io. Il numero aziendale, utilizzo il computer dell'azienda. No, volevo capire come mai io non ho letto il documento, spero di leggerlo. Comunque mi sembra strano che nessuno sollevi la questione della sanità integrativa. Molti contratti nazionali ormai la stanno spingendo al più non posso, e siamo sotto rinnovo contrattuale per i metalmeccanici e leggo ancora, purtroppo, nonostante tutto quello che è successo quest'anno, che si spinge ancora sulla sanità integrativa. Io, secondo me, voglio dire, se continuiamo a dirottare una montagna di risorse
su questa tipologia di spesa non ne usciamo. Io capisco che abbiamo l'interesse di avere l'appoggio dei sindacati, però qua c'è una contraddizione, secondo me, enorme, insomma, perché nel 2016 c'è stato un rinnovo contrattuale e la sanità integrativa dei metalmeccanici è passata da 85.000 iscritti a 1.100.000 iscritti. Perché? Perché è stata applicata a tutti indistintamente. Chi non la voleva doveva dare la disdetta alla sanità integrativa. In un attimo sono arrivati montagne di soldi e hanno aperto studi ovunque. I medici da pubblico sono passati a privato proprio perché c'era una disponibilità economica di risorse enorme, mostruosa, no? Voglio dire, adesso è successo quello che è successo, sono emerse le contraddizioni nella sanità che sono mostruose. Non si va a attaccare questo sistema economico che ha tolto risorse, ha tolto medici, ha tolto, voglio dire, non si dice niente, non entriamo coi piedi nel piatto, perché qui si parla di centinaia di milioni dati in mano all'assicurazione che li utilizzano per far quel cavolo che vogliono. Voglio dire, io secondo me, se non si apre questo capitolo, stiamo parlando di cose importanti, ma non si va a toccare una delle principali, diciamo, scostamenti di risorse, che sono quelle dei lavoratori dipendenti che pagano le tasse e che quindi sono il principale azionista della sanità, che stanno spostando una bella fetta di soldi nella sanità privata, come la pensione, come la formazione. Però in questo momento, voglio dire, la cosa drammatica è la sanità. La situazione l'abbiamo vista, in Lombardia è una merda, hanno arrestato Formigoni, cioè, voglio dire, ne abbiamo passate di ogni e si continua a insistere su questi fondi, su questa sanità integrativa. Ma non è possibile, non è ammissibile, bisogna, secondo me, cominciare ad attaccarli. Dopodiché i sindacati si trovano in contraddizione e non vengono. Noi, ragazzi, dobbiamo scegliere però. Però se vogliamo una sanità pubblica che funziona, non si possono spostare le risorse sull'opposto, sulla sanità privata, perché se no ci raccontiamo le palle. Allora, voglio dire, facciamo un bel intervento anche su questo capitolo qua, dopodiché chi ha il coraggio di venire, viene, gli altri, amen, cosa bisogna fare? Cioè, o abbiamo il coraggio di tirarle fuori tutte le questioni, perché se no si va avanti così, arrivano i soldi dall'Europa, vabbè, ma se non si cambia strutturalmente la sanità, non cambia nulla, i soldi verranno spesi, si rimangiano e non cambierà nulla. Tra 3-4 anni finiranno e saremo ancora qua a punte da capo. Facciamo una svolta, cambiamola la situazione. È successo quello che è successo, possiamo dire, avete visto, ve l'abbiamo detto, sono anni che ve lo diciamo, ci abbiamo sbattuto la faccia, ci siamo rovinati tutti i denti e continuiamo ancora a spingere su questo capitolo, ma basta, finiamola, si continua ancora. Poi verrà fuori anche la pensione, perché adesso tutti i soldi della cassa integrazione li prendono dall'INPS e si continua anche lì a spingere le pensioni alternative. Ma voglio dire, ma siamo un po' coerenti o no? O facciamo finta? Io sono d'accordo con tutto, ma voglio dire, questo è uno dei capitoli enormi, enormi, perché stanno aprendo studi ovunque. Ma ha senso questa roba qua? Allora, cominciamo a dire questo. Che cacchio, allora, la sanità privata non va bene, va chiusa. Ci sono una montagna di soldi che vengono spostati su questi capitoli qua. Ma non possiamo far finta di niente, no? Come facciamo a far finta di niente? Perché dobbiamo avere l'appoggio dei sindacati? Non lo so, ragazzi, se per voi questo è sufficiente, sto sbagliando io. Basta, ho finito il mio intervento. Ciao. Sì, grazie. Allora, diciamo che questo argomento noi l'abbiamo ben presente, l'abbiamo sempre evidenziato comunque in tutti i documenti e non mi pare che ci siano, nonostante ci sono persone che fanno parte dei sindacati che hanno anche sottoscritto quelle cose, che su questo punto, insomma, non siamo mai stati zitti, credo.
Comunque è giusto ricordarlo, anche perché questo aspetto è riportato in tutte le richieste di autonomia differenziata, dove viene riportato in un articolo ben preciso che addirittura le regioni vogliono mano libera per quanto riguarda appunto la creazione di nuovi fondi regionali, questa volta appunto per la copertura sanitaria. E anche questo, diciamo, la dice lunga di come tutto si tiene. Dunque, ho in lista Antonio Moruso, prego. Mi sentite? Innanzitutto devo riconoscere che c'è stato un buon livello di discussione rispetto alla questione della abrogazione o piuttosto cancellazione della legge 23. Credo che vada perseguita la seconda ipotesi. Per quanto riguarda invece alcuni spunti che sono stati emersi dal dibattito, vorrei sottolineare due o tre cose. Primo, i bisogni delle persone, della gente in carne e ossa, di quelli con cui noi dovremmo interloquire, perché va bene allargare questa rete che non può essere autoreferenziale, la nostra riunione, il nostro rapporto tramite chat e cose di questo tipo, però noi dovremmo preoccuparci di più di quali sono i bisogni in questa pandemia delle persone rispetto al tema della sanità e della salute, che è un problema molto sentito non soltanto da quelli che ci seguono, ma anche e soprattutto dalla gente che incontriamo per strada, nelle nostre case, nelle nostre abitazioni, nel mercato. E parliamo di queste cose, quindi la pandemia sta, segnando un capitolo nuovo e forse diverso rispetto all'attenzione e alla particolarità per cui la gente chiede delle risposte, non soltanto rispetto al Covid, eccetera. Viani diceva che forse ne avremo ancora per qualche due anni, io penso che sarà così. Però da un punto di vista concreto ci sono problemi legati alle vaccinazioni per gli anziani, perché ricordiamolo, Milano e la Lombardia hanno un maggior numero di persone anziane oltre i 65 anni, e quindi è un problema che noi dobbiamo focalizzare per quanto riguarda la questione non soltanto della vaccinazione per il raffreddore, ma anche quella per l'anticovid. Quindi è un problema reale, quindi i bisogni aumenteranno rispetto a questo problema, e non finire nella privatizzazione anche di questi elementi. L'altra cosa che credo che è collegata a questa è che la sanità risente moltissimo delle convenzioni che hanno i privati. Fulvio Aurora diceva delle questioni che sono dentro nella gestione ormai ultra ventennale di questa regione, che sono gli affari nella sanità. Ecco, credo che dentro la questione della legge 23 bisogna porre rispetto a questo tema. Hanno fatto bene coloro che hanno parlato di battersi contro la privatizzazione, però poi bisogna concretizzare e dire che vogliamo un controllo pubblico, controllo dei sindaci, un controllo locale. A Milano, per esempio, ci sono i famosi 9 municipi che andrebbero sollecitati rispetto a quali strutture vengono realizzate nei territori. Io parlo di Milano, perché per esempio nella mia realtà, zona 7 di Milano, ho visto crescere anche ospedali, alberghi, però il Prest e le altre strutture previste invece sono ancora molto in ritardo. Quindi la questione della privatizzazione della sanità pubblica e degli sviluppi economici, anche concreti, materiali, nelle varie realtà territoriali che si stanno sviluppando, devono essere controllati da coloro che si occupano di salute e di sanità. L'ultima cosa che dico rispetto a questa questione è, per esempio, che nel quartiere dove io abito, per esempio, le farmacie comunali stanno per essere messo in secondo piano. Credo che se la
casa della salute è una casa privata, se le farmacie sono farmacie private non più pubbliche e non più comunali, se si va in, si procede in questa questione, voi capite che il nostro da farsi rispetto alla discussione e al coinvolgimento delle persone diventa complicato, anche perché non vedo sollevamenti politici rispetto a questo andazzo che esiste nella realtà milanese. Quindi da questo punto di vista credo che bisogna anche come dire, interessarci anche di questa questione della, delle convenzioni che vengono fatte con i privati, che devono essere sì subordinate alla programmazione territoriale, però se nella programmazione territoriale si trovano i cavilli per poi dopo lasciar fare ai privati, è chiaro che qualche problemino noi l'avremmo. L'ultima cosa che dico è che riguarda la questione che qualcuno ha citato, l'anno prossimo, quindi fra 5 mesi, diceva Barbato, noi abbiamo il tempo necessario per sviluppare la nostra iniziativa. Sì, va bene, facciamo le conferenze, facciamo i mob, ciascuno autonomamente può fare tutte le iniziative che crede in modo tranquillo, ma da un punto di vista dell'incidere, del provocare, dell'inserire dentro questa realtà regionale elementi di controtendenza, è complicato se noi abbiamo in regione un'opposizione che è flebile rispetto non soltanto alla questione dei cronici, abbiamo visto cosa è successo, e nel campo sindacale, visto che io sono anche faccio parte di un'organizzazione sindacale dei pensionati, è chiaro che la questione del rifiuto della cronicità così come era impostata non è stata colta a livello di opposizione all'interno della regione. E quindi credo che le prossime elezioni saranno un banco di prova, anche e soprattutto per l'opposizione regionale, che vedrà, che sarà interessata nelle elezioni che ci saranno fra 5-6 mesi, se la pandemia permettendo si arriverà alle elezioni regionali o alle elezioni comunali come a Milano e come nelle nostre 9 zone di Milano. Quindi credo che la sinistra, quindi credo che un ruolo nostro di protagonismo, quindi non soltanto di documentazione, che credo ne abbiamo particolarmente motivato, l'abbiamo particolarmente motivate le motivazioni, ma credo che non dobbiamo fermarci ai documenti, ma dobbiamo incalzare la sinistra, l'opposizione in regione, perché le prossime elezioni diventino un punto, un grimaldello per raggiungere quelli che diciamo essere gli obiettivi perseguibili sulla cancellazione della legge 23 e sulla riaffermazione di alcuni principi sostanzialmente utili per una sanità pubblica. Grazie. Grazie. Dunque, adesso Roberto Zanotto, prego. Sì, buonasera, sono Zanotto, sono della Rete Salute e Sanità Pubblica di Sesto San Giovanni. Voglio dire 2 cose, una sul documento della Genas e l'altra sul cosa fare. Sul documento della Genas io ho una fortissima, tremenda delusione, probabilmente ingenuamente avevo delle aspettative rispetto alle prese di posizione su questa legge regionale. Il documento della Genas mi ha molto molto deluso. Cito testualmente, c'è un pezzo che mi sembra si commenta da solo, il documento dice che non è intenzione del documento stravolgere la tassonomia, e il termine mi sembra significativo, no? Di cosa voglia dire, la tassonomia istituzionale, ma rivederne ruoli e responsabilità. Io penso che nel momento in cui indica di rivederne la gestione comporta anche sicuramente cambiamenti importanti. Mi sembra venisse sottolineato anche prima la gestione, l'inserimento di una gestione diversa che preveda lo spostamento del Dipartimento della Prevenzione o l'inserimento, la ricreazione dei distretti da un punto di vista gestionale potrebbe portare a cambiamenti importanti. Resta però questa sufficiente ambiguità del documento per cui è possibile addirittura che appunto in regione si dica che il documento della Genas sia una sorta di gradimento della legge 23. Per cui mi sembra che il testo della Genas sia tremendamente deludente rispetto a quello
che almeno io mi aspettavo. Su cosa fare invece? Io condivido l'idea che sia necessario, oltre alle iniziative collettive generali, sia necessario creare a lato o prima delle iniziative che siano territoriali. Noi come rete, le testimonianze che abbiamo raccolto rispetto ai danni della salute, che non riguardano solo la terribile e drammatica situazione del Covid, ma riguarda complessivamente le patologie complessive della salute, le testimonianze che abbiamo raccolto e quello che ci facciamo raccontare mettono in luce una cosa, che tra le persone, tra la gente, c'è una grandissima frattura tra quello che vivono e la causa e le responsabilità che individuano. C'è una frattura così grossa che quello che vivono non dà la colpa a nessuno. Dà la colpa genericamente alla sfiga, dà la colpa genericamente a un'incapacità complessiva di curarsi, danno la colpa ai pochi soldi che ci sono. Non sono individuate cause e responsabilità chiare. E dall'altro lato c'è comunque un aspetto estremamente positivo rispetto agli anni passati, che è questa quantità di gruppi, coordinamenti, associazioni che si creano e che hanno incredibilmente in comune, tremendamente in comune, cioè pesantemente in comune, hanno i problemi, una analisi sulle cause e degli obiettivi. In alcuni casi per i gruppi, per le associazioni con cui noi ci siamo sentiti, gli obiettivi in alcuni casi sono addirittura identici ed è una cosa estremamente positiva. Ecco, io penso che approfittando di questa vivacità, di questa ricchezza di gruppi che si sono creati e mettendo in conto questa frattura che la gente ha nell'individuare cause e responsabilità, sia necessario costruire mobilitazioni, iniziative, reazioni, proteste in ogni territorio, in più territori, dovunque si riesca a favorire questa cosa qua. Noi, ve l'ho scritto, noi faremo questo presidio davanti all'ospedale di Sesto il 16 gennaio e le richieste sono estremamente concrete, sono la possibilità concreta di potersi curare. Da noi viene messa in dubbio questa cosa. Da noi non si riesce a prenotare pubblicamente una visita, non si riesce a prenotare in una struttura pubblica una prestazione. Sono difficoltà enormi, così come è estremamente facile farlo invece nel privato. Per cui io penso sia importante fare queste iniziative territoriali e farne tantissime in preparazione magari della manifestazione dell'iniziativa del 20 febbraio. Però io credo che il territorio rappresenti un punto che vada coperto di iniziative, che hanno lo scopo di mettere sotto pressione le direzioni di ATS e di ASST. Grazie. Allora, io non ho più nessuno, se qualcuno vuole ancora intervenire. Vittorio, prego. Sì, siccome sono assolutamente convinto che noi dobbiamo intrecciare l'iniziativa territoriale, che sono fondamentali. Io ho un osservatorio molto particolare, cioè io mi sto rendendo conto che cosa vuol dire che per 2 settimane non andiamo in onda con 37.2. È una banalità, ma sapete, cioè io il giovedì 7 dovrei fare 3 trasmissioni, ma su cose materiali, concrete, su richieste proprio presenti, quindi lo capisco perfettamente questo. D'altra parte c'è la necessità di inserire le cose concrete che si vive in ogni territorio in una dimensione globale. E poi c'è necessità di fare memoria, perché non è che possiamo dimenticare cosa è successo. La zona rossa mancata, i morti nell'RSA, la gente lasciata agiati, quindi c'è un passato e c'è un presente, e uno dei temi del presente non solo a Sesto, in regione Lombardia se uno non ha il Covid non ci si può curare. Sembra una battuta, ma è così, tolte le grandi emergenze
si aspettano mesi per fissare. Allora, io dico, lanciamo la questione del 20 febbraio perché per le persone è importante avere un punto d'arrivo collettivo dove si converge tutti. Diciamo che ci arriviamo attraverso una serie di iniziative territoriali e possiamo anche dire che 10 giorni, 15 giorni prima, in un giorno si concentrano, no? Le lotte che vanno avanti da tempo, ma si concentrano ognuno sul suo territorio e che poi il 20 convergono in un'iniziativa grossa sulla regione, sul presente e sul passato, perché noi dobbiamo tenere presente tutte queste cose, il territorio, la questione nazionale, eccetera. Quindi i punti che sono venuti fuori stasera, la privatizzazione, l'impossibilità di fare le visite, eccetera, eccetera, ci stanno sia a livello generale, sia concretizzandosi territorio per territorio. Cioè io proporrei di dare un livello di continuità a questo, in modo tale da raccogliere le proposte di tutti. Grazie. C'è qualcun altro che vuole ancora intervenire? Niente, se non c'è nessuno che vuole intervenire a questo punto, dobbiamo vedere appunto come definire il prossimo passo. Secondo me, almeno io sono dell'idea che dobbiamo effettivamente prendere come punto di riferimento una data precisa. E anche secondo me la data del 20 di febbraio è senza dubbio importante, anche perché ci saranno diverse voci in quella data ed è giusto che anche noi diciamo la nostra, relativamente anche alla questione, anche la questione della legge 23, ma non solo chiaramente. Per cui io, per quanto mi riguarda, sono dell'idea che dobbiamo proprio vedere di organizzare qualcosa per quella data. Poi non credo ci sia la possibilità di fare qualcosa in presenza, almeno data la situazione attuale. In ogni caso, comunque, è bene prevedere qualcosa da lanciare in modo tale da iniziare una mobilitazione e appunto che vada in questa direzione. Da questo punto di vista io credo che potrebbe essere assolutamente importante a questo punto fare girare fin da adesso appunto un breve documento che poi ovviamente ognuno di noi che è intervenuto può diciamo così aggiungere dei pensieri e fare in modo insomma che nel giro di breve si possa uscire con una sorta di documento iniziale per appunto avere questo obiettivo questo primo obiettivo del 20 febbraio. Io penso che da questo punto di vista ci potremmo rivedere magari nei primissimi giorni di gennaio per, non lo so, andare a rivedere un attimo magari appunto una bozza che già vediamo se riusciamo a far circolare e cercare di appunto focalizzarci su quello, sia per vedere di rilanciare qualcosa a livello territoriale, ma anche cercare di sollevare appunto le nostre idee in modo tale che possano anche essere recepite meglio da chi ha diciamo la possibilità di avere un ruolo all'interno anche del percorso ufficiale
E per cui in questo caso intendo appunto cercare anche se qualcuno dal punto di vista istituzionale può aiutarci a portare avanti almeno alcuni aspetti, credo che possa essere magari un'altra delle vie che dobbiamo seguire. Io credo che sia importante, appunto, come ricorda anche Marco, che è importante sottolineare e ricordare a tutti le iniziative che ci sono territorialmente, sia nei contenuti che anche chiaramente nelle date, in modo tale da almeno avere un punto di riferimento per poi almeno far circolare le notizie. Io, se non c'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa, direi che possiamo al momento concludere qui e ci diamo appuntamento nei primi giorni di gennaio a questo punto per vedere di mettere diciamo delle fondamenta a questa appunto a questa prima iniziativa del prossimo 20 febbraio. Voi cosa dite? Va bene così. Va bene, d'accordo. Okay. Va bene, ci sentiamo allora. E, appunto, un abbraccio a tutti. Ciao. Ci rifacciamo gli auguri per Capodanno. Ah, beh, certo. Auguri a tutti, buon anno. Sperando che quest'anno se ne vada proprio e che l'anno nuovo sia bellissimo. Auguri con tutto il cuore. Tutto ciò che desiderate. Ciao Carmine, grazie. Auguri. Ciao Carlo. Buone cose. Ciao Carlo, auguri. Ciao a tutti. Ciao Giovanna. Ciao Marco, ciao Fulvio, ciao a tutti, ciao Laura, ciao a tutti. Ciao. Ciao Enzo, ciao Vittorio. Thank you.